Bentornati cari fan sglepposi in questa nuova puntata della rubrica Computer per Passione, canale Sglep Boys. In questa puntata parleremo del dissipatore del mio processore e vi darò dei consigli specifici e accortezze che vi faranno risparmiare tempo e denaro senza tralasciare l'importanza della temperatura del vostro processore. Iniziamo quindi questa puntata con le prime immagini di raffreddamento a liquido a circuito chiuso Corsair H100i. Per prima cosa bisogna fare una semplice distinzione di tre sistemi di dissipazione comuni. Il primo, il più utilizzato fino a pochi anni fa, è quello ad aria, ovvero un semplice dissipatore di piccole, medie o grandi dimensioni che con l'ausilio di ventole ed headpipe raffreddano il processore tramite un principio chiamato dissipazione termica. Questa sottrae il calore emanato dalla base del dissipatore, rilasciandolo così nell'aria tramite le alette in cima al dissipatore. Si possono trovare due tipi di dissipatori, quelli attivi, cioè con le ventole, e quelli passivi, ovvero senza ventole. Il secondo sistema di dissipazione è quello a liquido a circuito chiuso. Esso racchiude tutti quei sistemi che non richiedono aprirbocchi o manutenzione, in quanto, essendo circuito chiuso, ipoteticamente non perdono il liquido e nemmeno lo fanno evaporare. Questi sistemi sono ottimi per la loro facilità di utilizzo e di installazione, oltre che alla loro pulizia e alla durata nel tempo. In questa categoria troviamo praticamente tutti quei sistemi che sono all inclusive, ovvero che hanno radiatore, ventole, pompa e superficie dissipante tutto in un unico pezzo. Il mio, per esempio, è un sistema a liquido a circuito chiuso, e come questo ve ne sono molti altri. Il principale produttore è Corsair, in quanto ha molti modelli e varie serie già prodotte in passato. Questi sistemi sono prodotti anche da Cooler Master, Antec, Arctic Cooling, Zalman, Silverstone e molti altri. Sono stati introdotti sul mercato solo da qualche anno, ma si sono rilevati ottimi sistemi per la maggior parte delle persone, in quanto, essendo diversi da quelli ad aria, rendono a prima vista il computer più bello e più areato. Inoltre, a mio parere, quelli a liquido sono meglio di quelli ad aria, perché trasportano fuori dal case il calore emanato dal processore, evitando il surriscaldamento di altri componenti. Il terzo sistema di dissipazione è quello a liquido, a circuito aperto o smontabile. Questi sistemi hanno dei pro e dei contro non indifferenti, ragazzi. I pro sono che, essendo a circuito aperto, voi li potrete assemblare come volete, ovvero mettere 1, 2, 3 radiatori con tubi, raccordi, pompe e basamento socket a vostro piacimento. Questo significa crearsi un sistema ad hoc per il computer. Oltretutto, se fate un bel lavoro, questi sistemi riescono ad abbassare le temperature più di sistemi d'aria e di quelli a liquido a circuito chiuso. Potete inoltre sbizzarrire amici e conoscenti con veri e propri capolavori, con più di un dissipatore per componente. Questo vuol dire che, oltre al processore, potrete raffreddare scheda video, memorie, chipset, il tutto per un look aggressivo e per fare un overclock estremo. Tutto questo però ha dei lati negativi. Essendo smontabili, questi sistemi possono avere delle perdite, rischiando di bruciare un PC da molti soldi. Inoltre, hanno bisogno di molta manutenzione, in quanto il liquido può evaporare o va cambiato ogni tanto. Infine, tutto questo si paga. Un buon raffreddamento d'aria lo si può trovare intorno ai 50-70 euro, quello a liquido a circuito chiuso intorno ai 100, mentre quelli a liquido a circuito aperto lo si trova sopra i 200 euro, solo per raffreddare il processore. Dovrete quindi fare delle scelte. Tutti questi sistemi hanno una superficie di contatto in rame o alluminio, proprio per condurre al meglio il calore emanato al processore. Il mio raffreddamento non mi è ancora deluso. Dopo circa 2 mesi di attività e di leggero overclock, riesce ad ottenere le temperature abbastanza basse o comunque accettabili sia in gioco, rendering che overclock. Inoltre mantiene, come ho detto prima, gli altri componenti al fresco grazie al radiatore che ho messo sulla parte superiore del case, con le ventole in espulsione dell'aria. Questo vuol dire che, oltre a raffreddare il processore, fornisce un grande aiuto a tutta la ventilazione del case. E credetemi quando vi dico che la ventilazione va studiata. Se fate un bel lavoro, riuscirete ad abbassare la temperatura generale di 3-4 gradi. Infine, Corsair mette a disposizione un componente aggiuntivo chiamato Corsair Link, che permette di gestire e configurare rotazione ventole e pompa, oltre che a controllare le temperature, direttamente da Windows. Mi raccomando, quando comprate un sistema come il mio, di controllare la grandezza del case o dove lo potrete posizionare. Se voi non l'avete posto, potrete optare per un sistema da 120 mm invece che 240, di modo che potrete posizionare il radiatore nella parte posteriore del case senza problemi. Detto questo, passiamo come sempre alla tabella finale di dotazione, basata su 5 valori. Facilità di montaggio, 8. Raffreddamento, 9. Durata nel tempo, 9,5. Manutenzione, 9,5. Gestione software, 9. Voto finale medio, 9. Bene ragazzi,
Spero, come sempre, che il video vi sia piaciuto e che abbiate qualcosa da dirmi a riguardo e cosa ne pensate di questo settore che riguarda il raffreddamento. Detto questo, vi ringrazio e vi saluto con un bello sglep, risentendoci prossima settimana con Memorie ed SSD. Sglep e chiudo.